Salve a tutti e benvenuti in Tales of Xillia 2, il giorno che esce il primo episodio, perché è un gioco veramente fighissimo. E quindi non ci saranno tagli, non ci sarà niente, almeno che non mi chiamino al telefono, questa è una cosa più che giusta. È il momento di incominciare questa nuova avventura nel mondo Tales, un mondo bellissimo, fantasy. Ok, allora, ci saranno alcune scene copyright ovviamente. Allora, e quindi chi se ne frega, non è monetizzato questo video. Velocità messaggi, istantanea, auto avanzamento tasti, sì, sottotitoli, sì, scorciatoio menu, cibo, schermo minimappa fissa, velocità di rotazione, ok, asse Y, ok, asse Y, ok, auto, ok, difficoltà, osserva nemico, sì, visuale, dinamica, vibrazione, controller, tempo di precisione, pressione, configurazione, dai, ok, uscita, ok. Iniziare a giocare con, sì, cominciamo che non vedo l'ora. Mamma mia, sono andato al GameStop filato stamattina. Aspetta un attimo. Perché subito in battaglia? Non lo si può incominciare così. Aspetti. Non mi ricordo. Allora, quadrato si protegge. X si scatta. Triangolo non si fa un cacchio. Ok, no, aspetti. X, devo attaccare con X. La tua impugnatura è simile alla mia. Comunque questa sarà una serie che durerà tutti i giorni. Uscirà tutti i giorni. Mi fa male. Fa male. Aiuto, aspetti. Ma chi è poi questo? Chi è? Ah, per chi non ha visto il primo, mi sa che forse è collegato, sì, probabilmente è collegato. Io non mi ricordo niente del primo, anche se ci ho giocato 3 volte, perché è un gioco fighissimo. Già l'inizio di questo gioco non mi sta piacendo, diciamolo. Proprio da... Cos'è questa cosa? Cos'è? Ma cos'è? Lasciatemi attaccare! Ho messo pure modalità fa... Ma dai! Ma lasciami attaccare! Ma... Oh! Dalle spalle, fai schifo proprio. Aiuto, il sangue! Mi scusi, sì, ok, la scelta è solo tua, fratello. Comunque queste scene con le musiche e tutto sono copyright, quindi io in teoria dovrei parlare per non farmi identificare il copyright. Già se c'è un episodio senza copyright la cosa è grandiosa, ma vabbè. Mi stanno massacrando di botte! Yes, che bella cosa! Incredibile! Incredibile, io direi di alzare anche il volume dei suoni, così tanto per... Tales of Xillia 2. Oh, e qui c'è il gioco. Ecco, che bello, sembra a letto. Pan! Ma c'è Pan! Il mio gatto! Il mio gatto! Cosa ci fa là il mio gatto? No, ho accidenti! E no, lo dico io, ho accidenti! Che mi ha rubato il gatto! Ora ci dovremmo trovare all'accademia, in teoria. Gli ingranaggi del destino. Questo gioco lo prenderò seriamente, perché è un gioco da prendere seriamente, anche se... perché è bellissimo e quindi è tutto tattico. Bisogna avere tutta una tattica. Ma come? No. Appena in tempo, mannaggia. Devo ricordarti che questo è un esame di ammissione allo Spirits Corporation. Ricordi che l'esame di... Ricordi l'esame di ammissione? Certo! Lo so, fratello, e certo è la stessa cosa, mi scusi. L1, va bene. But you still barely made it on time? You're short on brains. Non sarei particolarmente sveglio, ma il coraggio non ti manca. Che bella cosa, eh? Molto bella questa. Certo. Qualcosa non... fai andare al gioco o devo rispondere io a ogni cosa? Qualcosa non va... No, niente, grazie, niente. Well, all right. Se sentirete la mia voce, iniziamo la prova. Perché gricchiola un po' a volte, perché è proprio il Game Capture HD che fa così. Questo è gratis essendo fine confini di Triglef. Attraverso di esse è possibile, lasciami leggere. Fossi in te, tuttavia, non lo farei. Passeresti... Oh, tieni, queste sono le tue armi, fighissime. Oh, Akimbo con le armi.
La tua impugnatura è simile alla mia. Cioè, non è che sia... Vabbè, lasciamo stare. L'esame consiste in una prova... Sì, uccidi 5 mostri tra quelli che si aggirano nella zona di estramento e torna qui prima se... Sì, ok. Prima del tempo, ancora, sti cose a tempo, che schifo. Che schifo. Che resti tra noi, ma la situazione deve essere volgare... Sì, volgare, ciao. Anche se a voi non piace questa serie, mi piace, io lo faccio. Oh, beh, c'è un... Santana si chiamava, se non sbaglio. Ok, no, perché ho fatto il tutto... Vabbè, L2 più L per scorrere liberamente. Ok, avanti. Il movimento è fondamentale, vabbè, grazie. Prepara. Oh! Ta-ta-ta! Come si attacca? Sa, sì. Quando riceverai, sì, ok. L per spostarti veloce. Oh, l'ho saltato! Questa cosa non mi piace. Rispetto al primo, mi piaceva molto il primo. Usa X per sferrare un attacco normale. Quanto ci muovo. Sei morto. Sì, L, sì, contrattacco. L1. Oddio. Cos'è? Ah, per cambiare R1 per cambiare bersaglio. Ok. Mamma mia. R1 per agganciare il nemico più vicino, R1 per selezionare il bersaglio, ok. Per usare un'arte. Oh, che cacchio è sta cosa. Oh, fighissimo. Ah, ho ancora le... Ah, ho capito. Quindi è un po' collegata al primo. È morto, boh, finito, via, morti. Su facilissimo, ma dai, per piacere. Per piacere, ma che livello sono? Cioè, per crescere così poco. Sistemiamo il microfono intanto. Comunque questa sarà una serie strana, pazza. Forse se farò il pazzo dopo. Adesso sono tutto lo... Oh madonna, quante istruzioni. Bellissimo. Il tasto R3 è utilissimo anche. Mamma mia. Oh, il coso per salvare. X per salvare, ok. Comunque il protagonista di questo gioco, diciamo che è lui. Se si chiama ancora così, se non si chiama lui ovviamente, ma si ha lo stesso nome dello scorso gioco. Poi c'è anche lei, che non mi ricordo come si chiama. Almeno che non si chiama. Ho il tempo, è vero, il tempo, ti becca all'indietro, boom, all'indietro, già i danni, c'ho. Vedi? È morto, boh. È stato facilissimo. Salta. Dai. Bellissimo un cavolo. Oh, è vero, potevo... Ah, quante cose mi devo riadattare, non ci gioco da un casino. Ok, facciamo fuori sti mostri perché... Ah, è vero che potevo camminare lì lento. Mamma mia, velocità incredibile. Ok, quindi se schiaccio cerchio mi si rallenta. Ho trovato 500 gold. Aiuto, mamma mia, sto gioco, mamma mia. Allora, dovrei trovare quei 5 mostri che mi ha detto. Ne ho già trovati 2, se mi conta anche quello di prima siamo a 3. Ma essendo quello di un tutorial, ok, lì ce n'è uno. Ho il tempo, oh, si vede nella minimappa. Buono, oh, li vedo. Mamma mia, incredibile. Mamma mia. Ok. Andiamo ad uccidere tutti! Sì! Ok. Bellissimo! Aiaiaia. Non abbandonerò come ho fatto con Final Fantasy, perché questo è un gioco con i controcavoli. Mamma mia. Ovviamente non mi piace. Se devo dire una cosa di impatto adesso del gioco, non mi piace affatto. Vi ricordate il primo? I colori, le cose. Qua non so se sembra a me oppure, ma non mi piace tanto. Ok. Mamma mia. Ovviamente tutti i miei episodi saranno pre-registrati, quindi io ho ucciso tutti i mostri, quindi sì. 5 ne dovevo uccidere, no? E li ho finiti tutti? Li ho finiti tutti, signore!
Perché ce n'è un altro là? Sono sei allora, e non vale. Oppure non ha limiti, c'è solo il tempo. Mamma mia, è incredibile. Ho finito le arti magiche. Ovviamente non sarà così. Ah, forse ho capito. Ecco, infatti doveva venire qua. Ah, molto interessante. Ah no, era un urlo. Io non sento l'audio, lo sento in ritardo. Cosa intendi fare? Julius, aiutala. Ma in tutti i casi è sempre la stessa cosa. Salva la donna. Che devo fare? Facciamo fuori il suo cagnolino rosso rosso. Ma dai, vabbè. Cacchio, non gli faccio un cacchio. Appunto. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia, incredibile. K+1. Che cacchio. Ecco. Sì, ok. Muori, muori. Due ore dopo continuo a fare così. Non ci saranno tagli perché sennò la gente mi critica. Oh, mamma mia, Exit, non fare tagli perché quel gioco va goduto così. Poi non capiamo niente. Ah! Poi devo impostare anche delle cose. In quel caso taglierò perché mi sembra più che giusto. Ok, è morto. Boh, basta. Oh, livello! Perché mi ha dato così tanto Exp? Vabbè. Comunque. Ho vinto? Sì. Salve signorina. Si alzi per piacere. Miaro, ecco, tieni. Che bella cosa. Il miglior ringraziamento che abbia mai ricevuto. Non ti sei aspettato? Sì, mi sono un po' insospettito. C'è una signorina così che viene aggredita in un massacro di botte un mostro grosso tre volte lei. No, non mi sono insospettito. Vabbè, cosa dire? Come dire, questo è stato un video tutorial. Lo posso chiamare Telex of Syria Zero, perché sarebbe bello mettere un giorno. Oh, oh, scena, devo parlare perché sennò mi danno il copyright. Oh, El, resta lì. Mi suona il telefono, incredibile. Beh, addirittura proiettili di tutto. Mamma mia. E addirittura sparano. È sceso per le scale, inseguiamolo. Sì, che bello, ale. Cos'è quella cosa? Un orologio. Oh, chi è? Bambina. Ciao bambina, il tuo orologio da taschino. Ah, sono buoni questi. Sai come si legge l'orologio? Dai, una bambina potrebbe anche saperlo. Cioè, sì. Raggiungi la terra di Canaan. Canaan. Eh sì, è una terra in cui ogni desiderio viene esaudito. Là io e te potremo vivere felici. Sì, una terra in cui i desideri si avverano. Sì, quando pare. So che l'idea ti spaventa, ma devi raggiungerla. Sì, mo la raggiungo. Stai calmo. Perché? Ecco, stai calmo. D'accordo, ti prometto che lo farò. Oh, bravo. Vai presto. Sì, ma no. Io nel leggere i sottotitoli sono una schiappa. Mamma mia, perché non capisco più chi li dice. E fare le voci è un casino. E quindi facciamo finta di niente, ok? Ah! E tu cosa farai? Ti raggiungo là. Sì. Spero che non si senta l'eco perché vorrei sentirlo in diretta posto che sentirle. Papà. Cioè, quello è tuo papà? No, si è addormentato. Si è addormentato. Non è morto. No. Ha vomitato succo d'uva. Sì. Aveva bevuto troppo vino. E allora... Blaff. Ma davvero, non è morto. Ma davvero, incredibile. Che potenza, incredibile. Ma cosa... Ma neanche io riesco a leggere un orologio così, mi scusi. Perché che cacchio quello piove. Sto capendo solo che piove. Fine, perfetto. Quindi grazie a tutti per aver visto questo primo episodio, anche se non capisco un cacchio. Oh, scena, attenzione. Il mondo, la terra, tutti giù per terra. No, un treno, una città. Come si chiama? Ellie, come si chiama Ellie? Ah, è la scena iniziale col copyright. Quindi devo chiudere la scena perché sennò vi spoilerò tutto. Quindi ciao a tutti.